Noi abbiamo già elaborato un progetto traendo spunto, lasciandoci ispirare da un particolare dell'affresco della creazione di Adamo di Michelangelo durante l'iniziativa Inktober 2021. Ma nella sfida di oggi proviamo a renderlo un po' più complicato, utilizzando un unico colore, il blu. Allora abbiamo ispezionato tutto il laboratorio per recuperare i diversi tipi di blu. Sulla Cappella Sistina è stato detto tutto, forse. Allora abbiamo pensato di creare qualcosa di nuovo, di diverso, di innovativo. Bene, iniziamo! Viaggio nella pittura del Cinquecento. Innanzitutto bisogna fare una piccola grande premessa. Michelangelo ha sempre preferito la scultura come strumento per esprimere la sua arte. Lavorava il marmo. Il marmo da lui preferito era il marmo di Carrara, che egli sceglieva personalmente. All'inizio del video avevamo pensato di associare la Pietà, un'opera conservata nella Basilica di San Pietro a Roma, dove abbiamo la Madonna dal volto giovanissimo che tiene sulle ginocchia il corpo di Cristo appena deposto dalla croce, e la Cappella Sistina. Voi ci chiederete, perché associare queste due opere? Puntavamo sul far emergere non solo la dimostrazione che Dio c'è, ma una dimensione diversa del tempo. Poi abbiamo cambiato idea, troppa carne sul fuoco. Di conseguenza la Pietà dovrà ancora aspettare un po'. Essendo una madre sarà sicuramente tanto paziente, senza dubbio. Inoltre, sicuramente alcuni di voi penserebbero, perché associare la creazione di Adamo solo alla Pietà? E non al tondo Doni, nel quale sono presenti, per esempio, gli ignudi. Sarebbe stato troppo dispersivo. Osserviamo come artisti concentriamoci esclusivamente su quest'opera. Fino a Michelangelo noi abbiamo sempre visto Dio che era raffigurato, in genere rappresentato, come una mano che indica verso il basso, attraverso le nubi. Nella Cappella Sistina si trova la prima riproduzione di Dio raffigurato con un corpo muscoloso e con il viso incorniciato da una lunga barba bianca. Com'era la Cappella Sistina prima di Michelangelo? Per il mio lavoro di questa settimana ho scelto un cartoncino un po' più particolare, centimetri 50x70, non proprio bianco. Nel video precedente ho già detto che il Papa viene eletto durante il conclave, la riunione dei cardinali di tutto il mondo nella Cappella Sistina in Vaticano. Vi riporterò il link. Nota originariamente Cappella Magna e dedicata a Maria Assunta in Cielo. Prende il nome da Papa Sisto IV, che ne ordinò il restauro tra il 1475 e il 1481. Il pontefice incaricò degli affreschi alle pareti, assegnando il compito ai maggiori artisti del tempo, da Botticelli a Ghirlandaio, da Perugino a Pinturicchio. Naturalmente, quando la Cappella Sistina veniva inaugurata, non c'è ancora traccia dei capolavori di Michelangelo, il quale solo nel 1506 lascia Firenze per Roma, chiamato da Papa Giulio II. E partendo di qua, Michelangelo è stato in grado di immortalare il punto di vista di Dio nella realizzazione della Cappella Sistina dedicata a Maria Assunta. Dipinta in due tempi, la volta nel 1511-1512, il Padre Eterno che sta dando la vita ad Adamo, e dopo, gli anni 1534-1535, il grande dipinto sulla parete di fondo con il Giudizio Universale. La decorazione della volta, oggi occupata dalle storie della Genesi e dalle storie dell'Antico Testamento, era molto diversa. Un semplice cielo stellato dipinto ad affresco da Pier Matteo d'Amelia. Comprensibile che Giulio II, committente di Michelangelo, aspirasse a qualcosa di più interessante.
un insieme di figure tra mondo pagano e cristiano. Per organizzare l'insieme secondo uno schema coerente, Michelangelo simula una possente struttura architettonica composta da 5 coppie di archi ripassati, intersecati da una cornice. Archi, capitelli, mensole dipinte creano un'accentuata impressione di profondità. Nei riquadri centrali sono raffigurate le storie della Genesi, nelle vele triangolari gli antenati di Cristo, tra queste, su troni, i profeti e le sibille. Nei pennacchi angolari sono narrati 4 eventi in cui Dio è intervenuto per salvare Israele. Curiosità. Mentre vi mostriamo un articolo sull'attuale restauro prima e dopo della tomba di Giuliano de' Medici, possiamo affermare che Michelangelo ha dimostrato con la Cappella Sistina che Dio esiste dal punto di vista di Dio e non dell'uomo, precisiamo, come fa invece Caravaggio, Masaccio e Giotto. La potenza di Michelangelo è di far sentire che Dio c'è. La sua impresa è la conferma dei valori religiosi. Conclusioni, grazie per l'attenzione. Vi avviso, nel prossimo video, ultimo lunedì del mese, osserveremo come artisti la deposizione di Cristo, associandola e confrontandola al grande Pasolini, per ricordare il centenario del grande poeta e scrittore. Riprenderò a parlare degli affreschi della volta di Michelangelo subito dopo, non dimenticando la madre di Gesù immortalata nella Pietà. Ciao alla prossima e viva la vita!